Fala bandini, bentornati in un nuovo video della Diversity 2 in compagnia di Scrabouts. E oggi trivia. Allora, ci troviamo nella trivia. Attenzione, abbiamo un tasto centrale, il return to hub e delle porte davanti con delle risposte. Quindi, ok, benvenuti nella trivia branch. Praticamente nelle porte ci saranno le risposte e appunto dobbiamo andare a premere la pressure plate che presenterà la risposta giusta. Eravamo pronti. Siamo pronti, quindi sì. No. Alex, cosa hai fatto? Hai iniziato? Perché siamo di nuovo al lab? Io ho detto che stavo scherzando. Ma hai finito? Iniziamo. In cosa consiste? Allora, nell'assassinare i templari, va bene. Sicuro. Proprio. Mining e crafting, vai. Qual è il primo nome conosciuto del titolo del gioco? Minecraft penso proprio di no. Cave game. Oh, grandissimo. Cosa non è presente nella tre? I cosi, i petardi, dai. Ragazzi, sta facendo tutto Alex, attenzione, grandissimo. Vai. Un'altra modalità di gioco simile, chiamata survival, dove gli items devono essere cercati e craftati. Quali di questi pistoni, items non pistoni, sono generati? Pistoni, sì, è vero, effettivamente, si trovano quelli appiccicosi. Quali di questi non sono dei biomi? Esatto, non esistono biomi di nome mountains, ma in realtà le mountains si trovano nell'extreme hill. Nella 1.7, nell'update 1.7 è stato introdotto un tipo di fiore di Minecraft alto 2 blocchi. Non lo ricordo. Quale di queste? La poeni. Cioè, peni, poeni. Mamma mia, ragazzi! Con la forza di gravità, quale di questi mob non subisce danno cadendo? Praticamente. Silverfish, no? I silverfish. Non lo so. No, non sono i silver. Che cazzo è successo? No, ho capito. Sì, basta! Ha capito. Allora, che cos'è? Lo snow golem. Per me è la terza. 23 blocchi. No, secondo me è 22, io sapevo. Nel gioco standard di Minecraft, quali di questi nemici fanno più male con un colpo al player? I zombie pigman, assolutamente, Madonna. Sì. Quale delle abilità extra dà il beacon? C'è la velocità? Aiuto. Non lo so. Io vado speed, c'è. No, era la... Cosa hai fatto? Non lo so, cosa c'è? Cosa c'è scritto? TNT? Io brand. Salve. C'è una leva, forse da premere. C'è un TNT. Via. Io direi di andarcene, visto che ha fatto tutto. C'è scritto don't touch. Ah, ce l'ha scritto? Oh. Explosive, do not touch. Salve Bruce. Salve. Stai incazzando? Cosa? Te l'ho detto. Ho capito come si esce da sta trivia. Come si va la trivia? Porco Giuda. Oh, c'è anche come porco di Gisle. Figlio di puttana, è caduto nell'acqua sto coglione. Alex, ammazza. Fatti ammazzare, torna qui. Sto trollando in modo epico. Guarda la velocità comunque. Io ho fatto giusto. La giungla. In quale bioma spawna l'Emerald Ore, in poche parole? E non è la giungla, ma sei un coglione. Cosa dobbiamo fare? Ma stiamo scherzando. Grande. E allora no, nell'Extreme Hill va spawn l'Emerald. Sì. Qual è il numero del disco rotto? Alex, te lo ricordi dalla l'11 dovrebbe essere. L'11. Oh, dalla Diversity 1. Sì, era l'11. Allora, è uno dei due liquidi in Minecraft, non include 4. Ma no, che cazzo stai facendo con il microfono? Alex, cosa hai fatto? Ho lisciato, non era il 4, vero? Allora, quanti blocchi 5. Cade? Non era neanche il 5, Gio. Alex, cosa stai combinando? È 6. No! Non era neanche il 6. E i 3 blocchi! Ah, ok, regolare, non è a posto. Vabbè. Un altro aspetto di Minecraft è il creare pozioni, diciamo, fare pozioni. Quale ingrediente è la base del Thick Potion? Che ne so? Per me la Glow. Porca troia. Veramente. Io le pozioni, raga, è proprio la cosa che non so. La ricetta del crafting delle frecce. Di una flint sotto uno stick. Vabbè, una stick e una piuma. Usando un singolo item, se di questi, quante arrows, quindi quante frecce produce? 4. Ogni crafting sono 4 frecce. Oh, Brava. I fonti di luce in Minecraft, quale di queste è la più luminosa? I tuoni, per forza, di fisso, fidate. Cioè, dai, per forza. Secondo me, io pensavo la fornace in realtà. Mai più. Allora, per me questo è un merda. Che cavolo hai fatto? Non lo so, l'ho preso uno a caso. Cos'è?
Cosa bisogna fare qui dentro? Non so, c'è una chest. C'è da fare una pozione. Ah no, ci fa praticamente fare una pozione per vedere se effettivamente sto coso fa luce o meno. Il problema è che qua ci stanno gli ingredienti. Qua c'è la pietra rossa, c'è acqua. Che cazzo è successo? Si è rotto tutto. E quindi? È finito. E quindi? Che Ragni velenosi! C'è la lava, buttati di sotto! Sono morta. Anch'io. Allora. Ok, va bene, non era quello. Comunque ho preso 3 infarti più 1 bonus. Tuoni? No, manco i fulmini, ma porca di quella vacca. Vabbè, aspettiamo di morire di fame, non ho capito. Perché c'è una boccetta? Via, levati. L'ho lanciata io prima. Ah, ok, bravissimo. Vabbè, dobbiamo morire di fame. Picchiamoci, Alex, picchiamoci. Grandissimo. Muori, brutta, creti. Bash. Che cazzo a sbagliare le queste. Finisci, muori. Ma che succede? Ok, quindi non era neanche questa. Per no, il portale del Nether no, allora, è la redstone. Ma porca no, vacca! Non è la redstone. Oh, ammazziamoci. Oh, Alex, sei. Corri. No, corri. Io non ci sono. Ci sono. Sono arrivata io. Grande, ok. Non era quello. Allora, è il portale del Nether. Per forza. Oh, va a fan bagno. Alcuni items di legno possono essere utilizzati come fuel, quindi come combustibile per smeltare. Quali di questi items si brucia più velocemente quando utilizzato nella fornace? L'ho fatto a caso. Cosa c'erano? I pickaxe, so. Pressure plate e fence. Pressure plate non penso le posso usare. Quindi... Cos'è? Oddio. The Enchanted Golden Apple is one of the most powerful items in Minecraft. Quale di questi quale di queste affermazioni è vero? È vero! La mela dorata enchantata cura gli zombie villagers. Si ci può fare una bellissima farm di villager. Allora, Minecraft allora, ha diversi quadri. Che possono essere piazzati nei muri. Allora, io da quello tra che i muri, ricordo, tra i cosi di default della resource pack di default, quali di questi è il più largo, più grosso? Da quello che mi ricordo era lo scheletro. Hai visto pure il retro? Quello 3x3? Sì, sì, ho capito. Era gigantesco. Allora, una comune pratica per Minecraft, per le custom map. Bravissimo, complimenti. Perché siamo. Oddio, ma che caspita! Non lo so. Non era sicuramente no limite, allora è 50. Ah, ok, quante pagine hanno i libri, va bene, ok. Cosa succede qua? E quali di questi item non possono essere mossi da un pistone? Il daylight sensor. Come fai a muovere un daylight sensor? Allora, sì, ovviamente poi ragazzi qua ci dice anche quello che succede in realtà. Cosa? Il daylight sensor just will... Minecart, vabbè. Mi ispira Minecart. Qualsiasi domanda sia mi ispirava Minecart. Ah, cosa poteva fare? The Ender Dragon is il final boss in Minecraft. Può distruggere qualsiasi cosa. Quali di questi... Non può distruggere... No, aspetta un attimo, non può distruggere un Minecart? Quanto pare. Ok, va bene. Va bene. Questa roba. Allora, vediamo. Una forma di trasporto in Minecraft è appunto il Minecart, va bene. Ma che cazzo fai? Cosa? No, mi sa che ho sbagliato qualcosa. Già sta arrivando un. C'è un creeper! C'è un creeper! No, c'è un creeper! No, non è vero! Era vero! Stai, mi fai leggere! Hai ragione. Aspetta, ferma, vieni qua davanti a me. Ferma. Per me è questa porta, però io non la voglio aprire. Tu. Porca vacca! È quella che hai fatto prima? Ah, sì. Testa di cavolo. L'hai fatto tu prima. Ma quanto ti droghi da 1 a 100? L'hai fatta tu prima? Sicuro al 101%. Boom, headshot. Eccola. Allora, Gio, io volevo scegliere questa, no? Quale? Questa qua. Tu stammi davanti, tirami un pugno e fammi toccare il pulsante. Vediamo se porta fortuna. L'Enderman è praticamente in modalità stealth. Quali di questi blocchi l'Enderman non può trasportare? La snow, infatti, perché la TNT sì, la clay sì e il cactus sì, bastardi. Stai fermo. Comunque. Allora, Minecraft does some strange thing with block things. On the y-axis, which of... dai, ma mi devi far finire di... Parkour! Che palle. No, parkour. Come che parkour? Non è parkour! Stavo dicendo, siamo troppo bravi. Allora, quale di queste ti fa sembrare più... basso se si sta al centro.
La neve, perché sprofondi nella neve. La neve, Alex, la neve. Ma sì, ma figure. Ma se mi fai leggere, dannazione a te. Vabbè, Macarena, yeah. Orco Giuda. Stai fermo. Stai fermo, nella neve si sprofonda. Oh, regolare, visto, porca vacca. Minecraft has many achievements. Allora, ha diversi achievement to obtain. Vabbè, io lo faccio a caso. Alex, stai fermo, diamine. Allora, per me Steve or Alex, ok, there have been a few named characters in Minecraft. Porta fortuna. Allora, no, adesso ti dico io quelli che ho sentito. No, Beast Boy, Black Steve, sì, l'ho già sentito. Rana e lo Snow. Eddie, Joe, figlio di Eddie. Perfetto. Ma poi se vedi, Joe, tutte le porte che abbiamo per terra erano tutte così. A quale nome è ispirato? Infinity Miner. Infinity Miner. Ma fa culo, stavo facendo una brava. No, a quale nome titolo era ispirato Minecraft? Allora, Monjackne... Ragazzi, ma Alex è scurato da fare schifo cosa? Non la leggo neanche. Neanche io, pensate. Comunque, in poche parole, quale per dei quattro... No, quale dei quattro non era uno dei creatori di Minecraft, incorretto, da quel che ho letto? Incorretto. Non so cosa sia successo. What was the original name of Mojang? Oh, merda. Ragazzi, stiamo cadendo nell'uo... Te l'ha fatta pagare, in poche parole. Te l'ha fatta pagare. La tua caduta libera. Alex, è l'ultimo! Ho visto la lana! Hai visto la rana? La lana? Questo? Questo. Hai rotto le palle! Hai rotto le palle! Io sono andato sull'ultimo! No, è l'ultimo livello, intendevo! Questa, non l'ultima porta! Non ho capito, te chiedo perdono! Dai! Non l'ho fatta! Stavo dicendo, è l'ultimo livello, ho visto la lana, tu, è l'ultima porta, sfondiamo la mappa! Va! Ma porca vacca, save... Oh, finalmente, ragazzi. Abbiamo... Ah, l'hai presa tu, scusami. Abbiamo completato anche la trivia. Un po' a culo, un po', perché, ragazzi, le cose si sanno. Quindi un mega quizzone su Minecraft. Ecco la sesta, la terz'ultima lana. Ragazzi, dobbiamo andare a fare la penultima. E molto probabilmente la survival ce la terremo per ultima, perché dite che è molto lunga. Quindi nel prossimo video probabilmente faremo la pausa. Altrimenti lasciamo decidere a voi nei commenti con hashtag quale delle due. Sì, già. Ci vediamo al prossimo video. Passate anche al canale di Alex e da tutti i social. Ciao. Ciao.